una, ma va bene, ciao Daniele. Scusami, ho fatto il giro, non ti ho visto. Io non c'avevo visto prima. Solo un secondo, dai, facciamone lavorare, grazie. Era solo che eravamo rimasti incastrati. No, ma quello non c'è la ricetta segreta della parmigiana. C'è da... sì. Sì, a voi. Eccolo, davanti è caduto il tappo. Quanto è urgente?
E da quando veste mezzo sexo? Guarda, Tra un po' mi sta andando, vai. Guarda, ti ha dato sto smacchi, Luisa. Tra un po' me. Carina, da poco mi comincerò a mettere la crema notte. La crema notte. Allora, vanno a mettere la crema notte, non ti avvicina proprio. Non ti avvicina proprio. Non fa bene. Le posso suggerire una domanda che l'altra volta è cascata nel vuoto? Io la riferisco voi. Ma falla e basta, dai, falla, aspetta che scrivo. No, Venuscia Montana. Cosa ne pensa di questo fenomeno? Che Roma si sta riempendo di coloro che passano le strade colore. Tutto questo è un nuovo racket. È pieno. Ottimi, devo dire, utilissimi. Casa mia non è stata meglio. Buongiorno a tutti. Ce li manda. Non è che ci finita, finita. Questo fenomeno mi sembra. Però Minuscia, era Minuscia. Oltre ai melanzane. Oltre ai melanzane, no? Dirci se le fai fritto al tuo forno. Ma non è razza. Che razza? Virginia, sì. Stai in fa, che ti manca? Come in diretta? C'è impazzimento. No, in diretta non so. Io sono passato di là perché ho fatto c'è dato il buco? Ci stava il delirio. C'è dato il buco? Purtroppo chi è stato? No, è stata un'invenzione. Grazie. Allora, vi abbiamo chiamato con pochissimo preavviso per evidentemente denunciare adesso in maniera chiara e evidente quello che sembrerebbe essere un attacco al servizio giardini, un attacco coordinato. Abbiamo registrato dal 19 aprile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 episodi di danneggiamento ai mezzi del servizio giardini. Chiaramente questi interventi sono iniziati con l'avvio di quella che viene definita la bella stagione, la primavera, quando l'erba cresce, e quindi è necessario che il nostro servizio giardini si attivi per iniziare a tagliare, potare e rendere ovviamente fruibile il verde. Vado a leggere. 19 aprile, il primo danneggiamento effettuato all'interno del parco di San Sisto, sede storica del servizio giardini di Roma.
picconato il container utilizzato dal personale che opera per il centro emergenza verde, diffusi i buchi nelle pareti del container, divelta sul tetto del mezzo la finestra lucernario, messi a soqquadro gli interni e rotto un termosifone elettrico. Secondo intervento, 2 maggio, Villa Carpegna, 13° municipio, effrazione della recinzione e porte della sede. Danneggiati vetri e motori, trattori e camioncini, tagliate le gomme ai mezzi. Sempre il 2 maggio a Villa Paganini in secondo municipio, frazione della recinzione, porte della sede, rotte 4 porte dei locali, messi a soqquadro i locali, rotti tutti gli armadietti per il cambio abiti utilizzati dal personale, prelevati i dispositivi personali, quindi abiti, caschi, occhiali. Ancora il 2 maggio un altro episodio a Cinecittà in settimo municipio, frazione, recinzione, porte, danneggiati vetri, motori, impianti luminosi di 2 trattori. 12 maggio, Villa Lazzaroni in settimo municipio, effrazione alla recinzione, rotto il parabrezza di un camion. Il 14 maggio, di nuovo a Villa Borghese, secondo municipio, effrazione e recinzione alle porte della sede, un magazzino e materiali idraulici, rotti i vetri di un trattore sollevatore, rotte le porte dei locali, messi a soqquadro i locali, gettati a terra, in parte rotti tutti gli armadietti per il cambio abiti utilizzati dal personale, rotta una macchina distributrice di bevande e alimenti, fracassata una panchina a Viale San Paolo del Brasile. Il 15 maggio, azienda agricola tenuta del Cavaliere, sesto municipio, effrazione alla recinzione, tentativo di furto dei trattori che dovranno essere utilizzati dal servizio giardini per tagliare la vegetazione di alcuni parchi in campagna. 16 maggio, quindi ieri, Villa Lazzaroni, settimo municipio, effrazione alla recinzione, danni agli arredi della villa, rotti parabrezza di 2 camioncini, spaccato un lucchetto, rovesciati a terra 3 grandi contenitori per le immondizie, 2 dei quali adiacenti alla sede del servizio giardini. Allora, sono state fatte delle denunce spot, adesso il comune presenterà un esposto chiaramente alla procura, perché sembra che dietro questi danneggiamenti così ripetuti ci sia una regia. Quindi noi vogliamo andare a fondo, nel frattempo dobbiamo stigmatizzare comunque questi comportamenti, sono da denunciare, sono gravissimi, perché chi attacca i mezzi del servizio giardini e li rende inutilizzabili attacca Roma, sta attaccando la città di Roma e i suoi cittadini, soprattutto in un momento così delicato come quello della primavera, nel quale appunto il servizio giardini deve dare il massimo. I giardinieri peraltro stanno continuando con sempre meno mezzi e sempre meno risorse, e li ringraziamo, e sono determinati ad andare avanti come lo siamo noi. Ripercorriamo anche brevemente la storia del servizio giardini, solo per dirvi che in una città che ha 44 milioni di metri quadrati di verde, quindi una quantità sterminata, la città più verde d'Europa, oltre 330.000 alberi, solo negli anni 90 avevamo un servizio giardini che si componeva di circa 1800 unità e una scuola giardinieri che era invidiata da tutti. Nel corso degli anni, complice chiaramente il pensionamento, questo numero si è ridotto sempre di più. Sono stati imposti dei limiti al turnover, per cui noi oggi abbiamo un servizio giardini che conta come operai effettivi 180 persone. 180 persone a fronte di 1800, sono pochissimi. Mentre diminuivano i giardinieri, aumentavano gli appalti esterni. Non vi devo dire che in una città come Roma questo è un appalto estremamente remunerativo, estremamente lucrativo, e sappiamo bene per esempio anche chi negli anni precedenti ha fatto la parte del leone su questi appalti. Noi siamo intenzionati a non mollare, stiamo peraltro sottoscrivendo accordi anche con alcuni giardinieri che abbiamo siamo riusciti a individuare tramite l'ufficio di collocamento, ma si tratta di 30 persone più un accordo con 50 manutentori del verde. Sono state già pubblicate 2 gare da circa 9 milioni, 5+4, per la manutenzione del verde orizzontale e verde verticale. Intendiamo andare avanti, però chiediamo assolutamente al governo di sbloccare i limiti del turnover, perché un servizio essenziale come quello offerto dal servizio giardini in una città come Roma, che ha più verde di tutte le altre città d'Europa, non può essere solamente appaltato all'esterno. Noi dobbiamo poter avere un servizio efficiente, un servizio peraltro tutelato, che svolga la sua attività al meglio. Questo, quello del verde per Roma è un patrimonio inestimabile, dobbiamo averne cura, e chiunque continua con questi episodi di danneggiamento sta danneggiando l'intera città di Roma. Prego, assessore. Sì, quindi
nel momento in cui abbiamo iniziato, appunto, abbiamo approvato le linee guida per il regolamento del verde e del paesaggio della città di Roma. Nel momento in cui abbiamo iniziato a realizzare il piano di manutenzione del verde della città, quindi individuando con una cadenza specifica interventi necessari, innanzitutto di ordinaria amministrazione in tutti i parchi della città, nel momento in cui abbiamo iniziato questa attività e abbiamo appunto attraverso il piano anche in elaborazione di gestione del verde individuato tutte le possibilità e necessità per la città di Roma, per rilanciare Roma che deve ridiventare veramente Roma il giardino d'Europa come era appunto anche in passato. Nel momento in cui abbiamo iniziato a fare questo, individuando le potenzialità di personale, individuando nel rispetto rigorosissimo della legalità i percorsi necessari per utilizzare in modo corretto e legale le risorse in un dipartimento che era stato profondamente ferito da presenze denunciate appunto anche nelle relazioni, come voi sapete, che sono state desecretate, quindi che potete tranquillamente leggere, ecco, in questo momento noi subiamo questi attacchi vergognosi che naturalmente rallentano in un qualche modo la nostra capacità di intervento. Ovviamente noi in realtà reagiremo e i dipendenti, e un grazie ai dipendenti che hanno reagito intervenendo comunque in una realtà che abbiamo ereditato, che comunque era pesantissima, perché come può appunto testimoniare anche il nostro dirigente, il dottor Mori, abbiamo ad esempio, faccio l'esempio di un esempio di un municipio in generale, un municipio con 2 milioni di metri quadrati di verde che ha un trattore e un tagliaerba. Questa è la situazione che abbiamo ereditato e quindi noi stiamo cercando invece di organizzare il servizio intervenendo appunto e adeguando i mezzi, adeguando appunto tutti gli strumenti necessari, adeguando il personale necessario e intervenendo appunto anche con una pianificazione di tipo economico. Ovviamente questo è un processo che non può assolutamente subire questo tipo di intimidazioni, e quindi a questo noi reagiamo anzi con altrettanta motivazione nel progettare per la città di Roma un servizio giardini adeguato alla città e adeguato anche al meraviglioso verde e a questo patrimonio appunto che è un patrimonio botanico, un patrimonio culturale, un patrimonio identitario che ha bisogno di una manutenzione efficace e costante. Peraltro ribadisco che si tratta di attacchi vili, anche perché sebbene il costo di questi danneggiamenti sia attualmente inferiore ai 50.000 euro, è evidente a tutti che in un momento di sofferenza delle casse capitoline, come è stato da sempre denunciato, anche riuscire a trovare immediatamente i fondi necessari per rimettere in funzione questi mezzi non è facile. Quindi, e poi l'inizio è proprio coincide il 19 aprile con il ripristino che noi abbiamo messo in campo, cioè il ripristino del centro emergenza verde del CEF, che è importantissimo per la città di Roma, perché senza il centro emergenza verde tutta una serie di situazioni, a fronte di 330.000 alberi, naturalmente il ripristino di questo servizio è in grado di rispondere alle esigenze appunto dei cittadini, e proprio l'inizio, diciamo, di questi episodi coincide con il ripristino del centro del CEF. Sì, chiaramente questi sono atti che feriscono questa amministrazione. Noi fin da subito abbiamo presentato in Commissione Ambiente la volontà di lavorare sul regolamento del verde, uno strumento importante per la città di Roma. Sappiamo che oggi la capitale ne è sprovvista, a differenza delle altre capitali europee, perciò stiamo lavorando a un documento complesso, molto faticoso, anche perché iniziamo insomma da zero, se così possiamo dire. Però la volontà di questa amministrazione è portare in tempi rapidi un regolamento del verde che possa dare delle linee guida, delle linee di indirizzo chiare e specifiche per la manutenzione del verde. Questi atti chiaramente cercano di minare l'amministrazione. Noi stiamo facendo dei passi importanti verso l'internalizzazione del servizio. Diciamo i primi 30 giardinieri con l'ufficio di collocamento è un primo passo, ma sicuramente un passo importante per riportare il servizio giardini a quello che era un tempo. Vogliamo raccogliere delle domande?
sede, come credo anche le altre, sono accessibilissime, anche se vengono chiusi i cancelli, chiunque può entrare. Quindi perché non si mette una telecamera o un sistema di allarme per salvaguardarle? Altre domande? Se temete che dietro questi attacchi ci siano ancora strascichi di Mafia Capitale. Altre domande ancora? Io. I tempi del nuovo regolamento per la manutenzione. Appalti che fanno gola, se c'erano stati altri segnali, minacce prima di questi episodi. Altra domanda? Va bene. Allora, i tempi per il regolamento? Allora, i tempi per il regolamento... Cioè, il tempo dell'approvazione in assemblea capitolina, noi abbiamo già redatto e approvato in giunta le linee guida, quindi abbiamo già, diciamo, lo sfondo giuridico su cui costruire il regolamento, quindi i tempi tecnici di approvazione, di passaggio attraverso la commissione ambiente e l'assemblea capitolina. Più o meno 6 mesi. Più o meno 6 mesi, no? Sì, i tempi sono quelli, circa 6 mesi. Sulla un vigilanza. Regolamento condiviso, certo. Un regolamento naturalmente condiviso con le associazioni. Noi abbiamo già raccolto in una prima istanza le osservazioni delle associazioni e quindi intendiamo portare avanti un regolamento che sia un regolamento assolutamente condiviso. Innovativo, che diciamo raggruppa un po' tutte le parti delle competenze del Dipartimento Ambiente, come e che si occupa di tutte le tipologie di verde, dal verde stradale al verde appunto dei parchi storici, al verde dei parchi urbani, al verde scolastico, al verde dei parchi campagna, al verde delle tenute, anche al verde della biodiversità, al verde delle riserve naturali. Come sapete, Roma ha tutte le tipologie di verde appunto diciamo che sono in genere considerate essenziali. E poi tra l'altro, ecco, noi vorremmo, oltre agli alberi monumentali che in base alla legge 10 vengono riconosciuti come alberi monumentali, stiamo invece lavorando con il dottor Mori per proporre appunto la tutela degli alberi di pregio, perché Roma ha degli alberi straordinari, e quindi stiamo andando anche nella direzione dell'approvazione di una delibera che darà l'indicazione esatta di quelli che sono gli alberi di pregio di Roma da tutelare. Un'altra due domande, una sulla sicurezza e una sull'esposto. Allora, sulla sicurezza stiamo provvedendo, chiaramente come potete immaginare occorre comunque seguire delle procedure, dei tempi, occorre anche trovare delle somme per stanziare, quindi fondi per poter effettuare una perimetrazione seria e per poter installare le telecamere. Bisognerebbe chiedersi come mai nessuno l'ha fatto prima. Noi in questo momento stiamo procedendo quanto più rapidamente possibile, sempre tuttavia seguendo quelle che sono le procedure previste dalla legge. L'esposto lo presenteremo a breve. Fino ad allora, fino a questo momento, insomma, non ci sono stati episodi. Il primo è del 19 aprile. Noi abbiamo iniziato a vedere che c'era una sorta di, a nostro avviso, correlazione, data la frequenza di questi episodi in un arco così breve di tempo e la ripetitività degli attacchi, dei danneggiamenti. Su Mafia Capitale posso dire che la relazione è sufficiente che voi leggiate, la relazione della prefettura di Roma che racconta esattamente qual è la situazione constatata all'interno del Dipartimento Ambiente, dove dalla relazione appunto sembrava agissero diciamo organizzazioni criminali, quindi sostanzialmente citate espressamente Mafia 'Ndrangheta e anche un gruppo di albanesi particolarmente violenti ed efferati. Queste sono le parole testuali, comunque lo potete trovare nella relazione del segretato. Ultima domanda, grazie. Sì, scusate, l'avevo dimenticato, volevo chiedere, ha parlato di una richiesta al governo sullo sblocco dei turnover, se ci può spiegare un po' meglio? Beh, la situazione è molto chiara, Roma ha un patrimonio verde sterminato, lo abbiamo detto, sia per quanto riguarda il verde orizzontale che per quanto riguarda gli alberi.
abbiamo necessità che questo servizio sia considerato un servizio essenziale, perché lo è, vogliamo riportare il servizio giardini ai numeri che c'erano negli anni 90, con 180 risorse, più 30 adesso sono quelle che abbiamo preso dall'ufficio di collocamento, ancora non siamo autosufficienti ed è sotto gli occhi di tutti che il patrimonio deve essere costantemente curato, anche perché non solo avere parchi e ville costantemente tagliate rende la città più sicura, ci stiamo avvicinando alla stagione estiva, è evidente che quando l'erba poi diventa secca può anche essere oggetto di incidenti, esatto, incendi, insomma, quindi noi dobbiamo assolutamente prevenire tutto questo. Per farlo però abbiamo bisogno che il servizio giardini sia messo in condizione di farlo. Visto che il governo ha imposto pesantissimi limiti di turnover, abbiamo bisogno che almeno su questo servizio e anche su un altro, insomma, poi ve ne parleremo, il governo allenti questi limiti, altrimenti non ce la possiamo fare. Non è pensabile di poter curare un patrimonio così sterminato con 180 persone che stanno già facendo il massimo. Questo è assolutamente da escludere. Inoltre, una larga parte del decoro della città è anche legato alla cura del verde, quindi è evidente che più questo servizio viene tenuto carente, viene depresso, più sarà difficile mantenere una cura del decoro e del verde che questa città merita e chiede. Noi stiamo facendo il massimo, i nostri giardinieri stanno facendo il massimo nonostante ogni giorno subiscano ormai danneggiamenti, ci sono pochissimi mezzi a disposizione, stanno facendo veramente il massimo con quello che hanno, ma non è abbastanza. Visto che Roma è la capitale d'Italia è necessario che tutti ci aiutino, noi siamo pronti a fare la nostra parte e la stiamo facendo. Chiediamo al governo di sbloccare i limiti del turnover perché Roma ha bisogno di giardinieri, ha bisogno di persone che si prendano cura di questo sterminato patrimonio. C'è una precisazione del turnover? Sì, da questa sera sposteremo alcuni dei mezzi che si trovano qui a Villa Lazzaroni in altri di questi siti che sono stati oggetto di queste, diciamo così, aggressioni presso una sede più sicura in modo tale da metterli in sicurezza e poi durante il giorno il nostro personale li andrà a prendere. Questo per evitare che ci possano essere ulteriori episodi, visto che abbiamo constatato che si verificano anche ripetutamente sulle stesse sedi. Se posso aggiungere, per dare anche una nota positiva, comunque la settimana prossima entreranno 50 manutentori del verde a tempo determinato. E fortunatamente abbiamo anche la consegna la prossima settimana di nuovi mezzi, attrezzature meccaniche che sono di appalti che erano stati fatti nell'anno 2016, quindi speriamo di poter, al contrario quello che si sta cercando di fare, migliorare viceversa la manutenzione del verde in questa città, per cui credo che noi riusciremo a dare anzi un po' di visibilità maggiore al lavoro che si svolgerà nelle prossime settimane. Noi ce la stiamo mettendo tutta, davvero. Grazie a tutti. Grazie. Ma senza sta cosa, magari ve lo guardo. Aspetta.